Bare? Che fine ha fatto il tuo pendolino? Bare? Si trova a casa mia, amico mio, a casa mia. Qui non ce n'è pendolino. Qua c'è una matita, se vuoi. La matita, la matita, la matita. Attenzione, undicesima giornata di Serie A. Faccio i pronostici. Siamo fermi ad Augusta. 2 o 3 giorni, vediamo quando. E quindi oggi, questo bel sabato 4 novembre, croccante, croccante, diciamo giustamente i pronostici, dobbiamo prendere i soldi, va bene? Quindi ci sono, vediamo se ad Augusta ci sono qualche ricevitorie. Parliamo sempre di calcio scommesse, ma si parla di Tonali, si parla di Fagioli, non si parla più di Impare Palermo, ma qua è per divertimento, quelli invece facevano le pastette, ecco perché non riesco più a vincere, perché è tutto magna magna tra di loro. Comunque, vediamo se dobbiamo giocare anche all'inganno, quindi io gioco, oltre per la mia intelligenza, anche all'inganno delle partite. Dunque, sabato vado in ordine cronologico. Salernitana-Napoli, Inter derby campano, Inzica, Atalanta-Inter e Milan-Udinese. Domenica 5 novembre, Verona-Monza 12:30, non mi piace. Cagliari-Genova, la ruota del lotto. Roma-Lecce-Lucazzo, Roma-Lecce-Lucazzo capace segnerà, ma non lo so perché Lecce già è pure una buona squadra. Anche se ha perso Cotorino l'altra volta. Fiorentina, minchia, la bistecca alla brace contro la grandissima signora che adesso è in forma momentaneamente. E lunedì 6 novembre lasciamo con Frosinone Empoli e Torino Sessuolo. Allora ragazzi, dunque, Salernitana Napoli derby campano, partita difficile, ma il Napoli secondo me è la squadra più forte. E pareggiato con Mina l'altra volta, quindi no, secondo Salernitana sta nelle ultime, proprio nelle ultime periferie di campo, quindi metto Salernitana Napoli 2-2, caramella, gol Ippolitano. 0-2. Atalanta-Inter, vedi, questa è una partita un pochettino, l'Inter in forma, ha battuto la squadra di Lucazzo e Mourinho per 1-0 con Thuram, capace di tenere Thuram e Lautaro, ma ripeto, Atalanta, noi l'abbiamo affrontata l'Atalanta, quindi non mi pare tutta sta squadra che Gasperini quest'anno. Comunque, per me Atalanta-Inter 2-2, vai, è in forma ragazzi. Inter. Milan-Udinese, Milan deve fare punti, quindi penso che Milan vincerà in scioltezza. L'altra volta ha perso in casa con la Juventus, non si può permettere un'altra sconfitta, e quindi soprattutto casalinga, sai, nella fossa dei leoni, quindi dico Milan 1, vai avanti. Domenica per una Roma non mi piace. Cagliari-Genoa non mi piace manco, perché la Roto Cagliari gioco Frosinone, sì. Però certo, Genova è pure una squadra di trasfetta, no? No, ha vinto Calazio, che ne è fotte. La partita un poco ha avuto appareggiato, insomma, non mi piace stamente, tutto può succedere. Roma-Lecce, io metto gol Roma-Lecce, va bene? Mi piace il gol perché secondo me la Roma per ora è nei casini, tante circostanze. Mourinho forse ritorna, cioè perché la giovane squalifica, segna Lucazzo con Lecce, ma Lecce un gol ci fa secondo me, quindi per me è, può finire anche a pareggio, quindi metto gol. Invece per quanto riguarda Fiorentina-Juventus, la Juventus è in forma, la Fiorentina italiana è una squadra temibile, quindi prevedo una partita di tantissimi gol, sarà una bella partita divertente, che sai con Allegri c'è tutto, è difficile, però secondo me la Juventus, sente a me, farà risultato a Firenze, quindi dico Fiorentina 1 Juventus 2 1-2. Segnerà Vlahovic, gol dell'ex, e Chiesa, gol dell'ex, mamma mia, sarebbe troppo bello. Però nella schedina giocheremo X2, ascolta Impare Palermo, che sarà così. Lunedì giochiamo anche per lunedì, Frosinone-Empoli, la ruota a Fiorentina, l'Empoli vince con la Fiorentina, l'Empoli la partita non vince, Frosinone ha perso proprio una partita da 0-3, cioè 3 punti veramente facili, ma a Cagliari, quindi è incazzato il Frosinone, quindi per me quello, guarda, onesto,
mettono X, ma è più uno, va bene? 1X. E Torino Sassuolo, il Torino ha vinto con Lecce, in casa deve vincere, e che ha preso il trattato con l'Inter, quindi dico Torino Sassuolo ragazzi, 1X pure, va bene? Stop. Quindi dico, allora, Salernitana, Napoli, 2. Atalanta Inter 2, Milan Udinese 1, Roma Lecce gol, Fiorentina Juventus X 2, Frosinone Empoli 1X e Torino Sassuolo 1X, va bene? Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partite, quasi 9 volte la posta, quindi fate voi, 10 euro 90, e 100 euro 900 euro, capito? Poi vale con fagioli e cotonali 1 milione di euro, 9 milioni di euro. One joy, Dio mio, fammi vincere, ti prego. Io che sono lontano dalla mia famiglia, lontano da casa, lontano da tutto, lo sai, fai vincere a me e ai miei followers, vedi? E la luce fu, lo so. Prega sempre alle mie care persone, a tutte le persone lontane. Basta queste guerre, vive il calcio, va bene? E niente, vi saluto ragazzi, quindi copiate, incollate e vincete. Bisogna vincere ragazzi. Un bacione a tutti da Augusta. Vediamo più tardi, faremo, non so, più tardi andiamo in città, facciamo un video magari riguardante a Fiorentina Juventus, parliamo un po' di pronostici, un po' di cosa, un po' di statistiche e curiosità, va bene? Vi saluto, un bacione a tutti.